Benvenuti a questa puntata speciale di Parliamone con, puntata speciale, speciale Formia, legata alle ultime notizie che riguardano l'amministrazione comunale di Formia. Come sapete, il sindaco Sandro Bartolomeo si è dimesso nei giorni scorsi dopo la mancata approvazione del bilancio, ma cerchiamo di capirne di più, cerchiamo di analizzare un attimo quella che è la situazione che si è venuta a creare. Lo facciamo con un ospite al quale diamo il benvenuto. Benvenuto Antonio Di Rocco. Buonasera a tutti, grazie. Allora, dicevamo, c'è stata la caduta del sindaco Bartolomeo, dimissioni o sfiducia? Sicuramente sfiducia, un percorso che parte da molto lontano. Noi, da quando abbiamo perso le elezioni, abbiamo insomma detto subito che si trattava di una. Questa amministrazione non era altro che un cartello elettorale. Che messi tutti insieme, senza un'idea di città, senza un pensiero di sviluppo, non sarebbe insomma andata molto lontana. Anzi, forse è durata anche troppo, considerando le tante anime diverse che c'erano all'interno di questa maggioranza. Tante anime diverse, il sindaco ha parlato di tradimento, boicottaggio, quasi un attentato politico da parte di qualcuno dei suoi. Sono stati fatti dei nomi, ma da quello che si è potuto vedere, forse la caduta è un po' la conseguenza degli ultimi mesi di amministrazione. Ma io credo, senza voler offendere nessuno, che non, insomma, il sindaco nell'ultimo periodo aveva perso un pochettino proprio la bussola di quello che era insomma, la situazione in comune. Quello che è successo l'altra sera in Consiglio Comunale non è altro che insomma, la fine di un percorso. Questa amministrazione si è caratterizzata insomma, per cambi di casacche. Di solito i cambi di casacche diciamo, avvengono dalla maggioranza, dall'opposizione verso la maggioranza. Qui è successo l'esatto contrario. Sono quattro i consiglieri che in questi 4 anni sono passati dalla maggioranza all'opposizione. Sono altrettanti gli assessori sfiduciati, cambiati, mandati via, che era un altro insomma, segnale che qualcosa non funzionava. Quindi è ovvio che la situazione non poteva che essere così, attentato. Il bilancio ha avuto un percorso molto particolare, che c'erano dei problemi, si era vista già dal momento in cui c'era stata l'approvazione in giunta. Diversi assessori erano mancanti, una commissione consiliare che ha potuto lavorare e che alla fine non ha dato il parere, cioè la stessa maggioranza dei consiglieri comunali presenti in commissione bilancio non ha dato il parere favorevole al documento, un altro campanello Proprio voi d'allarme. avevate sollevato il problema subito dopo la mancata approvazione del bilancio In in commissione, commissione. certo. Avevate sollevato il problema che probabilmente poteva essere l'approvazione in consiglio comunale figlia di una serie di accordi politici che poi forse non si sono verificati. Certo, perché non si è mai visto al Comune di Formia che la maggioranza presenta 25 emendamenti al documento da essa stessa proposto. Gli altri 25 li abbiamo proposti noi, ma noi perché volevamo, come sempre, cercare di dare un contributo. Su 25 nostre proposte sono state tutte bocciate. Ma quando anche la maggioranza presenta degli emendamenti, cioè vuole modificare quel testo, insomma 25 incomincia ad essere un numero importante, cioè vuol dire che non si condivide molto più della metà di quel documento. Ed è da qui che quindi parte poi quello che è successo in Consiglio Comunale. Però ripeto, quello che è successo con il consigliere Zannella è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma non è questo il problema. Questa è una situazione che si è creata, qualcuno ci ha dato insomma anche la colpa, ma noi abbiamo sempre fatto il nostro. Questo è un problema, è una crisi, una sfiducia che è maturata tutta all'interno della maggioranza, quindi diciamo nella loro metà campo. Probabilmente i consiglieri comunali di maggioranza che hanno deciso in questi mesi di passare diciamo, nell'opposizione avevano maturato già l'idea che la città non rispondeva a quella che erano insomma le operazioni che si facevano in maggioranza, cioè che l'amministrazione portava avanti. Dare 4 milioni di euro 4 milioni di euro alle associazioni in 4 anni è una scelta politica legittima, ci mancherebbe, però forse è un po' troppo. E per non presentare dei debiti fuori bilancio che si sono già accertati per più di 2 milioni di euro, non presentarli e fare il gioco diciamo, di nasconderli, sono delle responsabilità che poi nel lungo periodo
arriva, la Corte dei Conti ci mette tempo, ma poi arriva, quindi voglio dire, era insomma un po' come il gioco delle tre carte, quando probabilmente, noi questo lo denunciamo da sempre, voglio dire, quando poi qualcuno insomma anche dall'altra parte forse ha cominciato a pensare che quello che denunciavamo aveva insomma un fondo di verità, probabilmente lo schema è saltato. Una maggioranza che però negli ultimi giorni sembra quasi abbia voluto ricompattarsi con una nota che è stata mandata alla stampa, dove si parla di un attacco che c'è stato nei confronti del sindaco per favorire le sue dimissioni o la sfiducia, a seconda di come la vogliamo vedere, e che porterà Formia a un blocco amministrativo, perché la presenza del commissario, siccome il commissario, come sappiamo, si occuperà solo dell'ordinaria amministrazione, secondo i firmatari di una nota che nei giorni scorsi è stata mandata alla stampa, paralizzerebbe l'amministrazione di Formia. Ma intanto la nota che è arrivata dalla maggioranza, insomma, mi dava molto la sensazione di una persona che sta negando, cerca insomma in qualsiasi modo di attaccarsi al tutto pur di rimanere a galla. Dopodiché l'arrivo di un commissario, mi sembra che il sindaco che oggi pone, o l'ex sindaco che oggi pone questo insomma problema, nel 2003 quando si è candidato alla Camera e ha fatto arrivare un commissario per Formia, non mi pare che si sia posto questo problema. Dopodiché dico anche che l'ordinaria amministrazione a Formia, io credo che ce ne sia bisogno come il pane, perché le scelte amministrative che sono state prese in questi ultimi 4 anni, noi ripeto, da sempre riteniamo che siano folli, quindi noi riteniamo, diciamo, ben venga il commissario prefettizio, anzi auspichiamo che venga un prefetto, un viceprefetto, una persona molto dura che possa in questo modo da persona terza aprire tutti i cassetti che ci sono in comune, risistemare tutto. Auspichiamo poi una campagna elettorale chiara, tranquilla, senza veleni, quindi questo tempo magari potrebbe anche servire per rasserenare gli animi di tutti, perché Formia non ha bisogno più di bande, Formia ha bisogno di un progetto che sia il più allargato possibile per governare la città, che purtroppo negli ultimi 4 anni non è stata governata ed è tornata indietro di 20, mentre le altre al nostro fianco andavano avanti, e possa proiettare Formia nel futuro. Il giorno che c'è stata la notizia della caduta dell'amministrazione, le opposizioni sotto il Palazzo Comunale hanno brindato a questa situazione. È stato quasi un brindisi liberatorio? Ma io credo che questo era quello che ci chiedevano insomma i cittadini che noi quotidianamente sentivamo. Noi per tanto tempo abbiamo sentito parlare di scelte condivise, e tutti si ricorderanno il bilancio partecipato. Qua di partecipato non c'era assolutamente nulla, c'era qualcuno che decideva e veniva portato in consiglio comunale, qualcuno che a un certo punto ha deciso che le cose non andavano più bene e ha preferito staccare. E da quello che si sente insomma in giro, il clima che c'è in città, sembra che la città finalmente sia stata liberata. Adesso, ripeto, con un commissario credo che si possa in maniera serena proiettare la nostra città nel futuro, perché vedi, Formia in questi 4 anni, la mancanza più grande che c'è stata è che questa amministrazione, essendo appunto un cartello elettorale, non aveva un'idea di città. Allora, con la precedente amministrazione le persone, i cittadini, potevano essere d'accordo o no, legittimamente, però lì si lavorava per un'idea di città, per una città turistica, cercando di mettere a sistema i beni culturali, puntando e ottenendo i fondi europei. Qui invece in 4 anni non è stato fatto nulla, dalla regione non è arrivato un soldo, addirittura abbiamo perso dei finanziamenti che già c'erano, che voglio dire che sono errori clamorosi. Tra qualche settimana diventerà effettivo un altro debito fuori bilancio che ha una responsabilità politica di questa amministrazione enorme, perché c'era un finanziamento per la stazione via Solaro di 2 milioni di euro. Il sindaco decise di prendere questo finanziamento e di farci un'altra opera pubblica, l'ha deciso lui e la sua maggioranza naturalmente, e ha deciso di farci il ponte di attraversamento, quello che da Piazza Vittoria dava verso il porto. Ebbene, la regione ha fatto una lettera e ha detto: cara amministrazione, visti che sono passati 5 anni, non avete fatto nulla, noi il finanziamento lo ritiriamo. I progettisti che invece avevano fatto il progetto hanno emesso parcella per 250.000 euro, che era quello che gli spettava in base a una regolare gara vinta. Questi 250.000 euro nelle prossime settimane diventeranno un altro debito fuori bilancio che pagheranno tutti i cittadini con le tasse.
Ecco perché noi alla fine ci arrabbiamo, perché voglio dire, qua non è che noi non siamo d'accordo su un qualcosa, qui siamo stati di fronte all'incompetenza più totale, con la corresponsabilità non solo del sindaco, ma di tutta un'amministrazione. Chi non è stato più d'accordo ha fatto altre scelte, ecco perché, ripeto, quando parla di agguato io non, insomma, non mi trova d'accordo. Quindi possiamo dire che la mancata approvazione del bilancio, che comunque anche negli anni passati aveva fatto sorgere qualche dubbio, lo ha detto il consigliere Zanella quando ha detto probabilmente questa è l'ultima volta nello scorso anno, dice questa è l'ultima volta che approvo il bilancio con questi metodi e poi quest'anno ha dimostrato di essere coerente e non approvare questo nuovo bilancio. Il bilancio fatto così è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il bilancio fatto così è la goccia, cioè è la fine di un percorso che noi purtroppo avevamo annunciato 4 anni fa. Ma non solo il consigliere Zanella, perché se prendiamo le dichiarazioni di voto dei capigruppo dell'anno scorso, alcuni capigruppo di maggioranza, nessuno ha detto sì, siamo convinti su questo bilancio, questo è un buon bilancio, lo votiamo. Tutti hanno detto è un bilancio, come tutte le cose sono perfettibili, si sarebbe potuto fare meglio, cioè nessuno era veramente Convinto. convinto di quello che stavano andando a votare e quello era frutto, quel documento finanziario, che ricordiamo il bilancio è il documento principale che c'è, che si fa in un comune, non, se, nel momento in cui non è convinto veramente nessuno, vuol dire comunque che è frutto di qualche altra cosa. Facendo un leggero passo indietro, erano diversi mesi che non veniva convocato il Consiglio Comunale. Quindi anche l'impressione è quella di non vado in consiglio per evitare una Imboscata. sfiducia. Ma una battuta che mi è rimasta impressa, è stata proprio del sindaco Bartolomeo durante i funerali del senatore Forte, quando, parlando disse che lui si vedeva, insieme con il senatore, a chiacchierare su una panchina al di fuori del mondo politico. Quindi, come se avesse già preso le distanze dalla politica, probabilmente era stanco, voleva lasciare, insomma, l'impressione che avete è che il sindaco Bartolomeo fosse, diciamo, arrivato un po' al capolinea della sua stagione politica. No, io non credo che fosse stanco, perché se lui in questi giorni sta ancora provando a ricucire delle cose, dimostra di non essere stanco. Dimostra invece, e ripeto, lo dico senza offesa, di essere al di fuori del mondo. Dimostra di non aver capito che il mondo è cambiato, che la politica è cambiata. E lui, ricordo, nell'ultima conferenza stampa che ha fatto, quella sulle dimissioni, dava le colpe, tanto per dirne una, alle liste civiche. Le liste civiche sono quelle che gli hanno fatto vincere le elezioni. Allora non si può dire una volta che le liste civiche non vanno bene e la volta dopo invece che le liste civiche sono perfette. Dice che nelle liste civiche ci si nascondono persone, riferimento agli agguati, che fanno solo i propri interessi. Non è vero, perché le persone che fanno i propri interessi in politica ci sono e ci sono sempre state nei partiti e ci sono nelle liste civiche. Dopodiché, in un momento in cui vige e soffia tantissimo l'antipolitica, le liste civiche sono l'unico strumento per avvicinare le persone alla politica, a interessarsi alla cosa pubblica. Perché interessarsi della cosa pubblica, voglio dire, non è una cosa semplice, perché quando poi si va a spiegare alle persone, di interessarsi, significa comunque dover togliere del tempo alla famiglia, ai propri affetti, ai propri hobby, agli amici e tutto questo senza comunque doverci guadagnare nulla, perché tutti sanno comunque che fare il consigliere comunale ha insomma, un rimborso col quale non si paga neanche il telefonino, voglio dire. Quindi, ripeto, sono una risorsa le liste civiche e non il contrario come dice lui. Ecco perché dico che comunque secondo me nell'ultimo periodo, ma anche come si è maturata poi la sfiducia in consiglio, lui non ha aveva, cioè lui in consiglio comunale era tranquillo, non aveva capito quello che stava succedendo. Riferimento invece alla battuta che dicevi che lui aveva fatto durante diciamo, il funerale, insomma, ai margini del funerale del senatore Forte, io anche sono convinto che lui per una vita, diciamo, ha fatto la sua battaglia politica con questa, diciamo, alternanza e con questa, diciamo, levata di scudi contro il senatore. Nel momento in cui il senatore non c'è stato più, diciamo, anche lui non ha avuto politicamente, naturalmente, non ha avuto più un motivo di esistere. Diciamo Tant'è che ha vero perso un che po' il punto di Ha perso riferimento. tutti, diciamo, in politica, o perlomeno come si faceva la politica una volta, cercavano un nemico, no? Se lo sceglievano in base anche, diciamo, a quelle che erano le proprie capacità. Nel momento in cui questo nemico non c'è stato più, lui stesso non ha avuto più motivo di resistere. Tant'è vero che è riuscito a resistere Poco. 4-5 mesi.
Ora si prospettano, qualcuno parla di 10, 12, 15 mesi di commissariamento. Il commissario da dove dovrà cominciare? Ma il commissario rispetta sicuramente un gran lavoro, perché dovrà cominciare da un bilancio che è stato lasciato in piedi e che non è stato approvato, da dei debiti fuori bilancio che sono comunque un importo importante, dalla forma di rifiuti zero, perché comunque quest'altra, la società che è stata costituita, che noi dal primo momento abbiamo comunque denunciato, anche su questo eravamo fortemente contrari, è una società che comunque è 100% capitale pubblico. Una società che, qualora fosse gestita in maniera non oculata, come tra l'altro già successo con la Formia Servizi, porterebbe giù le intere casse del comune. Cioè loro stanno in questo momento facendo un mutuo di 3 milioni e mezzo di euro che ritengono una risorsa, in realtà è un indebitamento che il comune dovrà pagare con delle rate mensili. Loro giustificarono questa operazione della Formia Rifiuti Zero con un risparmio di 2 milioni di euro. Tutto era iniziato dicendo che la passata amministrazione lasciava 2 milioni di euro in regalo alla Latina Ambiente. Ebbene, il canone da 6 milioni e 7 che era nel 2013, oggi è arrivato a più di 7 milioni, quindi è aumentato. A dimostrazione di che? Che uno, che non c'era nessun regalo, e due, che fare il servizio porta a porta ha un costo, e i costi gira e rigira sono quelli. Poi, dopodiché, se tu fai una società pubblica e a questa società pubblica incominci a metterci consulenze e tutta una serie di spese che comunque benefit, abbiamo scoperto tramite gli accessi agli atti che l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero aveva un appartamento dove viveva, che doveva essere una foresteria, in realtà veniva con la famiglia, cioè tutte le cose, è stato un copione che noi abbiamo già visto con la Formia Servizi. Servizi. Il risultato l'abbiamo visto. Eravamo fortemente preoccupati che succedesse la stessa cosa e purtroppo da quello che mano a mano stava avvenendo, i timori erano più che fondati. Quindi auspichiamo che il commissario possa immediatamente mettere le mani anche lì. Troverà sicuramente una città dal punto di vista amministrativo in difficoltà, una città che comunque a quanto pare è ferma da. Lei dice dagli ultimi 4 anni, io dico almeno dagli ultimi 4 mesi, cioè dagli ultimi consigli comunali che non si sono fatti. Cosa potrà fare il commissario? Cosa invece sarà poi a carico della nuova amministrazione? Allora, intanto, considerando che, ripeto, negli ultimi mesi, ma non solo negli ultimi mesi, perché poi in Consiglio Comunale il sindaco non ci veniva perché non aveva più i numeri, perché voglio dire, una persona come lui, esperta, sapeva che non poteva venire perché ci sarebbe stato, altrimenti ogni volta poteva andare sotto. Detto questo, il commissario, considerando che non è stato fatto nulla negli ultimi anni, gli aspetta invece, secondo me, un compito importante, perché guardate che l'ordinaria, cioè Formia ha bisogno dell'ordinaria amministrazione, perché qui negli ultimi mesi non è stata fatta più neanche l'ordinaria amministrazione, quindi ben venga l'ordinaria amministrazione. Le faccio solo un esempio su tutti. Formia in questo momento ha una risorsa importante, che è quella, diciamo, della movida che si è spostata nella piazza Mercato. Ok? Ora, che senso ha avere una movida così importante, tanti locali che aprono, 2000 giovani che sono sul posto, che quindi spendono a Formia, quindi le attività che fortunatamente continuano ad aprire, assumono personale, eccetera, dopodiché questo diventa un problema per l'amministrazione. Perché? Perché manca l'ordinaria amministrazione. Se noi abbiamo i vigili urbani che alle 10 di sera finiscono il servizio, ripeto, io penso che un commissario, poco a poco, insomma, che vorrà prendere in mano la situazione, dare un servizio anziché fino alle 10, alle 2 di notte e curare l'ordinaria amministrazione, ben venga l'ordinaria amministrazione. In prospettiva futura, guardando a quelle che saranno le prossime elezioni, quale sarà la posizione del vostro gruppo che comunque ha dimostrato in questa passata amministrazione di mantenere una certa unità dall'inizio fino ad oggi? Sì, mi fa piacere questa cosa che hai detto perché noi, essere un gruppo, essere più gruppi, perché noi abbiamo il gruppo Generazione Formia, il gruppo Centristi per Formia, il gruppo Idea Domani, stare all'opposizione insieme e votare insieme nello stesso modo tutte le delibere non è una cosa scontata, perché spesso comunque si può dividere anche su delle cose. Quindi diciamo che questi 4 anni ci hanno fatto sicuramente crescere tanto, hanno stretto ancora di più il nostro gruppo. Ora è ovvio che l'ambizione del nostro gruppo è quello di venire ad amministrare la città.
Lo facciamo da soli? No, non lo facciamo da soli. Noi riteniamo di poterlo fare con tutte quelle forze che si sono dichiarate alternative a questa amministrazione, ma soprattutto a questo modo di non amministrare. Quindi chiunque vorrà stare con noi, scrivere un programma insieme, anche perché poi voglio dire, su Formia non è che c'è da inventarsi chissà che cosa, voglio dire. Basta avere un'idea precisa di quello che si vuole fare, e noi su questo l'avevamo già iniziato a fare. E dopodiché su questo si va a chiedere il consenso alle persone, si va a coinvolgere le persone, formi al 50% di cittadini di aventi diritto che non hanno votato. Il nostro compito sarà di andare da quel 50% a spiegare cosa vogliamo fare. Questo è quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Voi siete, anche voi siete una serie di movimenti civici, quindi quando si parlava di liste civiche prima, diciamo, siete del... tra virgolette del settore, dei lavori. Sì. Le liste civiche abbiamo visto che nell'ultimo periodo hanno avuto una grossa fioritura, nel senso che hanno sostituito molto i partiti tradizionali. Ci sono delle realtà, tra le realtà più vicine che governano come lista civica, c'è Latina per esempio. Può essere, lei diceva prima, un modo per far avvicinare le persone alla politica. Guardandola dall'altra parte, è un po' il fallimento della politica tradizionale? L'ho detto prima, è sicuramente il fallimento della politica tradizionale. Ora però ci sono due scelte: o si fa diciamo, i grillini della situazione, per cui si sta lì a fare casino, a dire che questo non va, quello non va, eccetera, o altrimenti in maniera responsabile si cerca di coinvolgere le persone e di metterle insieme, e quanto è più possibile di dargli la possibilità di poter partecipare alla vita amministrativa. Io non nascondo che con il mio gruppo, insomma, sono già settimane che stiamo girando, perché noi comunque avevamo già il sentore che comunque l'amministrazione stesse terminando. Se alle persone, al di là che poi possono venire con noi piuttosto che con altri gruppi civici, anche che magari non staranno nella nostra coalizione, però se alle persone si avvicinano e si spiega che cosa è l'amministrazione, che cosa si vuol fare, come si vuole fare, eccetera, io noto comunque che c'è comunque una gran fame di politica. Però di politica non quella che ha fallito, di politica quella con la P maiuscola, cioè di quella dove si va in comune, si cerca di risolvere i problemi, si prende la macchina, si mette la benzina anche a proprie spese, si va a Roma, si va a cercare un finanziamento, si cerca di instaurare dei rapporti. Questo è quello che dovremo fare nei prossimi mesi, con tante persone che volontariamente decideranno di stare con noi. Noi ieri sera abbiamo fatto una riunione con le nostre liste civiche, eravamo più di 70 persone, nella nostra sede storica non c'entravamo, erano finite le sedie. Questa è la dimostrazione, cioè sembrava che si votava dopo una settimana, voglio dire. Ci manca ancora un anno e mezzo, quindi questa è la dimostrazione comunque che del lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni e ci dà ancora una maggior spinta a quello che vorremmo fare nel prossimo anno. Lei ha detto che il 50% degli aventi diritto a Formia non ha votato nelle ultime elezioni. Visto che state cominciando, diciamo, a girare, nel senso di prendere... Continuando a girare, perché non ci siamo mai fermati. Continuando a girare, qual è l'impressione che avete della popolazione? Che ci sia un tentativo di riavvicinamento alla politica o che la gente sia stanca? No, che la gente è stanca non c'è dubbio. Però il nostro compito, di chi vuole fare politica, la vuole fare con quella P che dicevamo prima, con quella maiuscola, di andare a spiegare, di perdere più tempo, che però non è tempo perso, ma è tempo guadagnato, perché quando più persone si avvicinano alla politica, maggiori sono i risultati che può ottenere poi un'amministrazione e la politica stessa. E questo lo dico, ripeto, a prescindere dal fatto che poi queste persone verranno nel nostro schieramento piuttosto che in un altro. Questo lo dico perché io ritengo che Formia ha bisogno, cioè per noi l'amministrazione Bartolomeo è terminata, non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma è una pagina chiusa. Noi adesso dobbiamo aprire un'altra pagina e dobbiamo fare in modo, ripeto, dobbiamo spiegare alle persone quello che è il nostro programma elettorale, dopodiché si farà una campagna elettorale, io mi auguro il più sereno, che sia la più serena possibile, ma auspico anche un'altra cosa. Che dal giorno dopo, una volta terminata la campagna elettorale, per cui ci sarà i vincitori e vinti, tutti insieme si possono mettere intorno al tavolo, nel rispetto delle proprie posizioni, maggioranza, opposizione, quello che è, ma si possa mettere tutti insieme intorno al tavolo per lavorare per la nostra città, perché c'è tanto da lavorare e c'è tanto tempo perso che bisogna recuperare. Una domanda difficile, provo a metterla in difficoltà. È vero che siamo ancora a distanza, bella,
quasi un anno e mezzo, insomma, dalle prossime elezioni. Per quanto riguarda il vostro gruppo, lei è uscito anche da una serie di questioni giudiziarie dalle quali è stato addirittura non è neanche entrato nel processo, quindi da persona completamente libera. Antonio Di Rocco potrebbe essere il prossimo candidato sindaco? Guarda, noi sulla candidatura a sindaco è un tema che non ci appassiona, lo sai perché? Avendo un gruppo molto forte, noi riteniamo che il prossimo sindaco che guiderà, diciamo, la nostra coalizione sarà nient'altro che il capitano di una squadra di calcio. Non sarà neanche l'allenatore, sarà il capitano di una squadra, cioè sarà un giocatore come tutti gli altri. L'unica differenza che ha il capitano rispetto agli altri 10 giocatori è che può parlare con l'arbitro. Per cui non ci sarà un problema su chi lo dovrà fare, chi non lo dovrà fare, non lo so chi lo farà il candidato sindaco, però partiamo da un punto di forza secondo me importante, di cui siamo consapevoli e probabilmente sono consapevoli anche le altre forze politiche che cercano invece di screditarti questo punto di forza che abbiamo, cercando insomma di mettere un po' di sale alla minestra, creando qualche problema per dire noi. Non lo so chi sarà il candidato sindaco, però avendo un grande gruppo siamo sicuri che possiamo fare bene. E termino. Questa amministrazione con a guida Sandro Bartolomeo ha dimostrato un'altra cosa. Ecco perché dico che siamo convinti comunque che il punto di forza sia il gruppo. Gli uomini soli al comando, la stagione degli uomini soli al comando è terminata. Se vince un sindaco che vuole fare l'uomo solo al comando e la mattina si deve alzare e si deve preoccupare della buca, della signora che non può pagare l'utenza, dei debiti fuori bilancio, dei rapporti con Roma, di andare a parlare con l'assessorato regionale, di andare a parlare con l'ASL, non si va da nessuna porta, da nessuna parte. Sandro probabilmente, il sindaco probabilmente è stato abbandonato, non so se per sua scelta o no, probabilmente è stata comunque una cosa che lui aveva preso in considerazione quando ha fatto questo cartello elettorale. La nostra amministrazione, se vincerà le prossime amministrative, dalla mattina dopo ognuno, chiunque avrà il suo ruolo, prenderà e partirà, chi a Roma, chi al Ministero, ognuno con le stesse capacità e con le stesse competenze. Ripeto, il risultato di un lavoro di squadra. Rimanendo al termine calcistico, è una squadra dove l'età media è un'età media giovane, bassa, nel senso che ci sono giovani che si sono avvicinati alla politica, lei è sicuramente giovanissimo, insomma, Sì, c'è stato un cambio generazionale importante, però allo stesso tempo riteniamo che le persone invece che sono con noi, diciamo, da sempre sono invece comunque cioè, non è un cambio generazionale di quelli fatti in maniera repentina, ma un cambio generazionale calcolato, perché poi le persone invece che hanno più esperienza, che hanno avuto più esperienza di noi li riteniamo invece una risorsa. Ecco perché diciamo che è il giusto mix che serve per andare ad amministrare una città comunque complessa come quella di Formia. Bene, allora il nostro tempo termina qui. Noi abbiamo provato a spiegare quelle che sono state le motivazioni che hanno portato alla caduta dell'amministrazione Bartolomeo. Grazie al consigliere, ex consigliere Ex Antonio, consigliere. ex consigliere Antonio Di Rocco che ci ha accompagnato in questo percorso. Ringraziamo Antonio Di Grazie Rocco a voi. e diamo la linea alla rete.